Hai bisogno di liquidità sui conti? Vuoi anticipare un tuo obiettivo economico o, piuttosto ancora, comprare la tua prima casa? Ecco, si parla di esigenze di finanziamento e proprio in questo video andremo a specificare quello che è il funzionamento del mutuo, soprattutto per l'acquisto della prima casa. Quando si parla di esigenze di finanziamento non si può non parlare di propensione al risparmio e noi come popolo italiano siamo tradizionalmente riconosciuti come un popolo di formichine, di capacità di accantonare e di risparmiare. La nostra propensione al risparmio è stata storicamente molto alta, dal dopoguerra in poi è stata intorno al 20-30% di quella che è la capacità ovviamente di guadagno mensile. Il punto di volta però è venuto nel 1995, da lì in avanti la nostra capacità di risparmio ha iniziato a scendere, arrivando nel 2011, quindi subito dopo quella che è stata la crisi del 2008, a rappresentare una quota del 15%, circa la metà di quelli che erano ovviamente le capacità di risparmio negli anni d'oro dell'Italia, ma addirittura negli ultimi anni, anche quelli pre-crisi, quindi senza considerare ovviamente la crisi pandemica che ci ha colpito in questi ultimi anni, la capacità di risparmio degli italiani è arrivata al 9,5%, quindi si è abbassata al 10%. In parallelo, in questi ultimi 5 anni è aumentata notevolmente la platea di persone, di italiani, che hanno fatto ricorso a quelli che sono stati i finanziamenti. Oggi sono ben il 42% gli italiani, quindi quasi uno su due, che hanno in corso un finanziamento attivo. E dall'altro lato è importante anche guardare quella che è la capacità di risparmio, di solvenza di quella che è la rata vera e propria. La rata media oggi è di 324 euro, anche questa in calo negli ultimi anni, quindi si cerca di finanziarsi di più con cifre più basse. È comunque un elemento significativo che ci introduce comunque nel parlare di che cos'è un mutuo e quali sono le altre esigenze di risparmio e di finanziamento. E dall'altro lato è interessante anche capire qual è la rata media all'interno di quelli che sono i finanziamenti oggi tenuti. La rata media oggi è di 324 euro ed è una rata comunque che è in calando negli ultimi 5 anni, segno che comunque la nostra esigenza oggi è quella di indebitarci di più, ma lo riusciamo a fare per cifre, per importi più bassi o allungando quello che è l'orizzonte temporale. Nel video in cui ci siamo dedicati al tema del risparmio, lo abbiamo definito come quella capacità di differire nel tempo, di posticipare nel tempo i nostri consumi. Ecco, quando si parla invece di esigenze di finanziamento, l'esigenza è l'esatto opposto, è quello di anticipare nel tempo, quindi già ad oggi, quelle che sono delle esigenze di acquisto nonostante non si abbia ancora da parte quelle che sono delle disponibilità economiche. Questo fa sì che bisogna andare a calcolare per ognuno di noi la nostra personale predisposizione all'indebitamento. Cosa intendo con questo termine? Beh, intendo innanzitutto andare a valutare quello che possa essere la finalità dell'acquisto con cui vado a indebitarmi. Se lo faccio per andare in vacanza, per levarmi uno sfizio, beh, il mio consiglio personale ovviamente è quello di non andare a impelagarsi, ad indebitarsi, ad avere questa sorta di rischio di solvenza davvero posticipato. Dall'altro lato, se invece lo faccio per l'acquisto di una prima casa e quindi l'importanza di mettere un tetto sulla testa, allora ha la sua ragion d'essere quella di rivolgersi a un indebitamento e quindi di sottoscrivere quello che possa essere un mutuo. Il secondo argomento, quando parlo di predisposizione all'indebitamento, è la capacità nell'immediato e quindi comunque nel futuro immediato di andare a sostenere quelle che possono essere le rate di rimborso di questo indebitamento, di questo mutuo. Questo ovviamente va a legarsi a quello che è il nostro reddito, lo vedremo fra un attimo nel rapporto rata-reddito, che è comunque un indicatore molto utilizzato e molto considerato dalle banche. Ma ci tengo, ancora prima di entrare nel particolare di quello che è un po' il contratto di mutuo con quelli che sono gli intermediari bancari, a sottolineare anche l'importanza che il mutuo sia sostenibile nel lungo periodo. Nel ragionare di un mutuo a 30 anni bisogna comunque anche cercare di capire, anticipare, prevedere quali possono essere i futuri scenari, spesso non solo negativi ma anche positivi. Positivi può essere la nascita di un figlio e questo comunque va a implementare quelli che sono i nostri costi, quindi bisogna valutare bene la sostenibilità della rata. Potrebbe essere anche un pensionamento anticipato. Ecco che proprio nell'ambito della sostenibilità di un mutuo è importante andare a valutare tre elementi prima della sottoscrizione dello stesso. Il primo è proprio l'ammontare del mutuo, quindi quel rapporto fra
il quanto viene richiesto in erogazione come contributo all'acquisto dell'immobile e il valore stesso dell'immobile. Tipicamente questa percentuale, questo rapporto non potrà mai superare il 75-80%, ovvio ci sono state in passato anche delle eccezioni ma hanno portato a delle bolle come quelle del 2008. Dall'altro lato un altro elemento che viene valutato ex ante la sottoscrizione del mutuo è proprio il rapporto rata-reddito e quindi quella percentuale del reddito tipicamente a lavoro che entra nelle tasche del risparmiatore e quanta percentuale si può andare a dedicare appunto per il sostenimento della rata del mutuo stesso. Solitamente questa rata è il 30-33%, quindi un terzo di quello che possa essere l'ammontare dell'ingresso. Il terzo è il grado di libertà del bene. È facile infatti che se sull'immobile gravano già delle ipoteche, la banca non vada a erogare il mutuo per l'acquisto proprio di quell'immobile. In quel caso lei diventerebbe una creditrice di seconda istanza e quindi non avrebbe tutte le garanzie del caso nella possibilità di rivendere l'immobile nel momento in cui la persona non fosse più in grado di sostenere le rate del mutuo. E una volta valutata quella che è la sostenibilità del mutuo, ecco che si entra all'interno di quelle che sono proprio le caratteristiche del mutuo stesso. La prima scelta da fare è la famosa rata a tasso fisso o rata a tasso variabile. Già questa è una prima scelta da andare a fare. La rata a tasso fisso vuol dire che tipicamente quella rata avrà un ammontare di interessi calcolato sempre nella stessa medesima percentuale da ora fino alla fine del mutuo. Qual è questa tassa di interessi, questa rata di interessi? Principalmente viene calcolata sull'IRS. L'IRS è un tasso interbancario degli Internet Rate Swap, è uno strumento derivato all'interno del quale solitamente la banca va ad applicare quello che possa essere un ulteriore spread, quindi prende questo indice interbancario, l'IRS, e ci applica un qualcosina in più. Per chi fosse invece interessato al tasso variabile, tipicamente il tasso di riferimento è l'Euribor a 3 mesi, che è sempre un tasso interbancario all'interno del quale le banche si vanno a scambiare i depositi di liquidità. È un qualcosa che è molto più volatile rispetto all'IRS, quindi ha un andamento sicuramente più altalenante, nonostante negli ultimi anni sia stato comunque molto contenuto a questo, ma il recente periodo inflattivo sicuramente va ad aumentare questo tasso dell'IRS. Ecco, la volatilità, la variabilità di un tasso variabile è la grande incognita per chi va a sottoscrivere quello che possa essere un mutuo di riferimento. C'è comunque una soluzione che vedremo più avanti. Prima approfondiamo un altro termine molto tecnico per quanto riguarda i mutui e quindi il concetto di ammortamento del mutuo, la composizione di quella che è la rata che dovrò dare nei prossimi anni, come sarà composta, quali saranno le componenti di capitale e le componenti interesse. Beh, la composizione dal mio punto di vista migliore sarebbe quella dell'ammortamento all'italiana. L'ammortamento all'italiana prevede una rata costante per quanto riguarda la componente fissa di rimborso del capitale e una componente variabile in calo, e quindi anche la somma delle rate sarà in calo per quanto riguarda la somma degli interessi. In pratica vado a spacchettare quello che è il rimborso del capitale che devo dare nell'arco del tempo in parti uguali. È ovvio che all'inizio, avendo ancora tanto capitale da dover rimborsare, la mia componente interessi sarà molto più alta. Un altro ammortamento molto interessante, nella realtà penso sia più interessante andarlo a fare in parallelo, quindi non utilizzare questo tipo di ammortamento all'interno di un mutuo, ma comunque anche noi lavorare in parallelo in questa direzione, è l'ammortamento all'americana. L'ammortamento all'americana prevede la restituzione della parte di interessi del mutuo. Per quanto invece riguarda la parte in capitale, prevede la sottoscrizione di un analogo pack di investimento vero e proprio che va effettivamente con una sorta di rata anche qua costante ad andare a compensare quello che è la quota capitale. E ripeto, è un consiglio che vado a darvi, quello di prevedere nel momento in cui avete la capacità di risparmio, ma di affiancare a quello che possa essere il mutuo vero e proprio anche l'accantonamento in un investimento finanziario. Su questo un consulente finanziario saprà davvero ben consigliarvi. Tipicamente però quella che è l'ammortamento utilizzato nei contratti mutuo è l'ammortamento alla francese. Come funziona questo ammortamento alla francese? Viene calcolato una rata costante per l'intero periodo del mutuo e questo viene visto come una cosa positiva da parte di chi sottoscrive il mutuo. Nella realtà bisognerebbe ragionare che questa rata costante è data da una quota di rimborso capitale crescente e quindi io all'inizio, il primo mese, rimborserò davvero poco capitale ma tanti interessi, e questa quota interessi infatti è molto
forte all'inizio del mutuo e va leggermente calando. Cosa vuol dire questo? Che non me ne accorgo se porto a completamente quello che possa essere il mutuo e rispetto le scadenze vere e proprie che mi sono dato all'inizio. Ma se per altre esigenze mi trovassi nella situazione di dover rimborsare e quindi chiudere, estinguere anticipatamente il mutuo, ma nella realtà avrò pagato, soprattutto i primi 10 anni del mutuo, una grande rata piena di interessi. Sarà ancora elevato, tipicamente appunto dopo 10 anni per mutui trentennali, quello che è ancora il capitale da dover restituire. Quindi è un qualcosa che bisogna analizzare bene nel momento in cui si sottoscrive un mutuo. In questo caso ci sono 5 operazioni che posso andare a fare nell'ambito degli indebitamenti. La prima è l'estinzione del mutuo, dell'indebitamento, del finanziamento stesso. E sarà san dire nel momento in cui ricevo in un'eredità e quindi ho una disponibilità economica tale per chiudere quello che possa essere un indebitamento, potrebbe essere il caso, potrebbe, uso il condizionale volutamente, il caso di valutare la chiusura di questo indebitamento. Il secondo aspetto è la surroga. La surroga è un qualcosa che si può adottare solamente nell'ambito dei mutui, non di altri finanziamenti. È una cosa gratuita, quindi non prevede alcun costo e di fatto è la possibilità di andare a individuare, a sostituire con un nuovo mutuo quello che è il precedente mutuo. La condizione però indispensabile è che l'importo che si va a richiedere come erogato dal nuovo mutuo deve essere pari, non superiore, non inferiore, in alcuni casi ci possono essere delle eccezioni, ma di fatto deve essere in pari a quello che è l'ammontare residuo del debito rimasto. La terza possibilità che posso fare è quella della sostituzione. Si può sostituire un finanziamento, quindi non solo un mutuo, ma anche altri finanziamenti. Di fatto vuol dire cambiare. Chiudo un finanziamento, ne apro uno nuovo. In questo processo di chiusura e apertura comunque sono previsti costi che bisogna sicuramente andare a considerare. La quarta è la rinegoziazione. Spesso è anche la stessa banca che nell'ambito di quelle che sono le attività di vicinanza al cliente ci propone di andare a rinegoziare in senso anche a noi più favorevole, ovviamente. Questo avviene solo quando sono cambiate in modo consistente le condizioni di mercato. Rinegoziare quello che è il mutuo vuol dire andare a rivedere quello che è il tasso di interesse o altre caratteristiche del mutuo all'interno dello stesso contratto di mutuo. E l'ultima possibilità che c'è nell'ambito dei finanziamenti è il concetto di consolidamento. Il consolidamento è una pratica che prevede la possibilità di andare a mettere insieme tutti i finanziamenti esistenti e crearne uno solo nuovo che va ovviamente a colmare e quindi a chiudere tutti i finanziamenti esistenti. Anche in questo caso, nel momento in cui chiudo dei finanziamenti e apro dei finanziamenti, ci possono essere all'interno dei costi da dover sostenere e quindi comunque da valutare correttamente. E come sempre al termine di ogni video tengo a consigliarvi un libro. Ecco, in questo caso permettetemi di fare una parafrasi di un noto slogan pubblicitario: visto che un mutuo è per tutta la vita, non sarà per tutta la vita, ma è comunque per una fetta importante della propria vita, vi consiglio un libro molto importante che è quello di Gerd Gigerenzen, Quando i numeri ingannano, imparare a vivere con l'incertezza. Incertezza di quello che possa essere ovviamente la rata del mutuo, incertezza delle entrate, incertezza delle uscite. Questo è un libro che ci permette di far pace con i numeri e di capire come effettivamente trovare un valore nel conoscere quelli che sono i numeri, anche nell'ambito di una corretta pianificazione che possa andare oltre quella che è la mera sottoscrizione di un mutuo, ma pensare davvero a quella che possa essere una struttura più importante della nostra economia familiare. Per vedere tutte le puntate di Family Economy, seguici sui nostri canali social, alla pagina Facebook ed Instagram Family Economy, sul nostro canale YouTube e sul sito Professione Finanza e su familyeconomy.it.